Buongiorno, sono Moni Andreani e faccio ricerca e insegno all'Università per Stranieri di Perugia e all'Università di Urbino. All'Università per Stranieri di Perugia insegno teorie dei diritti umani e all'Università di Urbino mi occupo di etica applicata e di bioetica. La mia formazione è una formazione femminista, sono di Perugia, ho frequentato a lungo e consiglio alle mie studentesse e ai miei studenti di frequentare la biblioteca Pari Opportunità perché qui ci sono testi fondamentali per portare avanti la riflessione e lo studio sulle tematiche di genere che non sono tematiche secondarie per quanto riguarda lo studio di diversi fenomeni delle diverse discipline, ma sono tematiche fondamentali e sono concetti fondamentali per capire il mondo e analizzare la realtà, sia da un punto di vista filosofico, che è la mia materia, sia da un punto di vista sociologico, linguistico, politologico, eccetera, storico, che è anche un elemento molto importante, anzi fondamentale. E la storia delle donne ha in qualche modo aperto agli studi di genere in Italia, anticipando in qualche modo dal punto di vista accademico il punto di vista della filosofia delle donne. Io sono qui a occuparmi di filosofia delle donne, in particolare del pensiero della differenza sessuale. Per chi conosce un po' la storia del femminismo del Novecento, il pensiero della differenza sessuale è il punto fondamentale di sviluppo del movimento femminista quando diventa, diciamo, movimento di massa. Quando nell'Europa francese e in particolare in Italia si sviluppa proprio come un movimento politico di donne che prendono la parola per la prima volta nella storia in ambito politico e in ambito pubblico, quindi nello spazio pubblico. Accanto allo sviluppo politico c'è l'approfondimento del pensiero della differenza sessuale, che però noi possiamo far risalire, diciamo, ad un periodo storico precedente. Possiamo far risalire come origine anche contrastata, ad un momento particolare della Francia, del pensiero francese contemporaneo, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Del pensiero francese contemporaneo, però esistenzialista, ovvero con Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, che è proprio l'inizio, l'apertura di uno spazio concettuale in cui si esce dalla metafisica, si esce quindi da una visione del mondo universale e si entra nel particolare dell'esistenza della vita di donne e di uomini, in particolare di donne come soggetti imprevisti nello sviluppo, diciamo, nello sviluppo politico e nello sviluppo della storia politica, e anche nello sviluppo del pensiero. Le donne non più come oggetto, ma le donne come soggetto. Da qui si apre il grande filone del pensiero della differenza sessuale, che ha con Lucy Rigaray, la sua, diciamo, autrice di aurorale, la sua figura aurorale, la sua autrice di punta, perché è colei che in qualche modo definisce anche il concetto di differenza sessuale per prima. E successivamente possiamo passare dalla Francia all'Italia e vedere come in realtà il pensiero della differenza sessuale in Italia ha avuto il suo più grande sviluppo, attraverso proprio il passaggio dell'esperienza politica delle donne del movimento femminista degli anni 70 e in particolare il lavoro dell'autocoscienza e dei gruppi che facevano capo ad una figura fondamentale per quanto riguarda la filosofia femminista italiana, che è Carla Lonzi. E successivamente, attraverso il percorso che è stato sviluppato poi dalla Libreria delle Donne di Milano, con questo testo fondamentale, Non credere di avere dei diritti, poi ha portato a uno sviluppo successivo attraverso la comunità filosofica femminile di Otima, che si è in qualche modo sviluppata, che si è articolata come approfondimento delle tematiche inerenti la differenza sessuale, ovvero le donne che entrano nello spazio pubblico e che prendono parola come soggetto imprevisto sono quelle che poi anche si prendono l'impegno di approfondire un pensiero diverso, un pensiero che parta da loro stesse, cioè da noi donne stesse. E successivamente il pensiero della differenza sessuale, il lavoro di Di Otima è stato sviluppato da filosofe come Adriana Cavarero in maniera particolare,
con la quale io ho avuto l'onore di lavorare, la quale ha in qualche modo iniziato un dialogo che già si stava portando avanti più che altro tra la filosofia francese e la filosofia statunitense. Cavarero ha avuto, diciamo, si è assunto il compito di costruire il dialogo con Judith Butler e quindi in qualche modo di riprendere le fila di un discorso che è stato fortemente sviluppato in Italia, ma che ha avuto e che può avere un dialogo proficuo con il pensiero femminista statunitense. E quindi il lavoro di Judith Butler in qualche modo è quello che chiude questo percorso attorno alla differenza sessuale. Cominciamo con Il secondo sesso di Simone de Beauvoir. Questo testo, che è davvero è quasi una Bibbia del pensiero femminista ed è stato riscoperto anche ultimamente in diversi contesti universitari, è in qualche modo l'inizio di una presa di coscienza femminista che parte dallo studio dell'esistenza, quindi della vita. In particolare di come si educa alla vita la femminilità in un contesto patriarcale, per poi aprire proprio lo spazio ad una soggettività attiva delle donne. Questo testo di Simone de Beauvoir è molto corposo ed è infatti per questo che lo possiamo considerare quasi una Bibbia. Ripercorre la storia diciamo, dell'immagine femminile, dell'immagine che si è costruita attorno alla donna, alle donne reali che esistono ovunque nel mondo, attraverso il pensiero patriarcale occidentale. Quindi in qualche modo inizia da una visione del matriarcato, si sviluppa attraverso tutta la costruzione storica di quelli che noi oggi chiamiamo stereotipi, ma che in realtà sono, diciamo, le rappresentazioni del femminile nella storia del pensiero, in particolare con un riferimento particolare alla filosofia e quindi a quello che nella filosofia è sempre rimasto nascosto perché le donne non sono mai state neanche oggetto della filosofia, mai soggetto, ma neanche oggetto. Gli oggetti sono stati più considerati più importanti delle donne, quindi in qualche modo la filosofia si è occupata di tematiche generali che riguardano l'umanità, ma l'ha fatto attraverso uno sguardo maschile, uno sguardo che prende concetti maschili sviluppati in una storia del pensiero, quindi in uno sviluppo del pensiero filosofico patriarcale, e li riarticola al maschile, presupponendo che questo maschile coinvolga per forza gli uomini e le donne reali. Questo libro quindi si struttura come un grande lavoro archeologico, potremmo dire usando un concetto foucaultiano, che riguarda l'immaginario e la rappresentazione della femminilità. Però a un certo punto Simone de Beauvoir prende la parola e ci propone quella che è la sua ottica, la sua visione, il fatto che è un libro scritto da una donna, è un libro sugli stereotipi costruiti attorno al femminile nell'immaginario maschile, patriarcale, occidentale, ma è un libro fatto da una donna. E infatti lei dice, scrive la famosa frase, "Donne non si nasce, ma si diventa". E questo in qualche modo è all'origine sia del pensiero della differenza sessuale, sia dello sviluppo e del dialogo che c'è ed è molto importante che ci sia tra pensiero della differenza sessuale e filosofia che si rifà al concetto di genere. Perché cosa significa donne non si nasce ma si diventa? Che nascendo diciamo, con una serie di caratteristiche fenotipiche, queste caratteristiche fenotipiche, o potremmo dire genetiche, potremmo dire biologiche a diversi livelli, ormonali, eccetera, non significa che quella persona, quella bambina, quella neonata, sarà una donna nello stesso modo che lo potrà essere una sua coetanea o una donna nata prima o che nascerà successivamente in un altro contesto o anche nello stesso contesto. Il diventare donna è il frutto di un lavoro continuo che si fa attraverso la relazione con gli altri significativi, con il contesto sociale, culturale, storico, geopolitico,
specifico in cui si nasce e in cui si cresce, ma non lo si fa passivamente, lo si fa anche attivamente, perché ciascun individuo e ciascuna donna, quindi ciascuna bambina, ragazzina, lavora attraverso la costruzione del sé in un dialogo continuo con quelle che sono, diciamo, le caratteristiche fondanti del femminile in quel dato momento storico, in quel contesto, in quella situazione e con la relazione che ha con le altre persone importanti. Per questo Simone de Beauvoir divide questo libro, una parte, diciamo, l'analisi della rappresentazione e l'altra parte invece un'analisi proprio esistenziale dell'educazione, della formazione delle bambine e delle donne. È un libro del 1949, siamo nel 2015, sarebbe molto interessante vedere cosa ne pensano oggi le bambine e le ragazzine, magari farne un aggiornamento. Da Simone de Beauvoir però noi passiamo a Lucy Rigaray. Come vedete, il titolo di Simone de Beauvoir è Il secondo sesso. Il titolo di Lucy Rigaray è Questo sesso che non è un sesso, ma potremmo citare anche Speculum, l'altra donna, oppure Etica della differenza sessuale, che sono i suoi libri fondamentali, quelli che costituiscono in qualche modo il fondamento, il nucleo del pensiero della differenza sessuale, non solo di Rigaray, ma in realtà patrimonio di tutto il pensiero delle donne e anche degli uomini, speriamo un giorno. Che cosa dice Rigaray in Questo sesso che non è un sesso? Riprende le analisi di Simone de Beauvoir e con un'ottica diversa, con un'ottica l'ottica di una donna che scrive negli anni 70, quindi di una donna che scrive nel pieno sviluppo del movimento femminista, prende la parola in prima persona e scrive partendo da sé, partendo dalla sua esperienza di psicoanalista e di studiosa di filosofia contemporanea e di filosofia classica, attraverso, diciamo, quello che è il pensiero francese della differenza, perché noi non dobbiamo dimenticare che Rigaray lavora in un contesto che già ha sviluppato l'analisi della differenza, ovvero la critica al soggetto presupposto universale della metafisica, che già era partita da Nietzsche e che si sviluppa in Francia attraverso una lettura di Heidegger da parte di filosofi come Jacques Derrida e Gilles Deleuze in particolare, ma anche Michel Foucault. Lucy Rigaray in quel contesto storico introduce la differenza della differenza, ovvero la differenza di una soggettività femminile che rilegge anche lei la filosofia, i grandi della filosofia, laddove si sono occupati di donne, laddove il femminile emerge, pensiamo a Hegel, ma non solo, torniamo indietro, pensiamo ad Aristotele, pensiamo a Platone, ancora più indietro, e tutto quello che è il femminile archetipico e il femminile sviluppato dalla filosofia maschile viene da lei rielaborato partendo però da una soggettività attiva. Quindi introduce in qualche modo Lucy Rigaray il fatto che le donne possono dire qualcosa nella filosofia e possono dirlo da donne, quindi costruendo un pensiero diverso che si relaziona con il pensiero maschile ma che è diverso. Traduttrice dei testi di Lucy Rigaray è Luisa Muraro. Ed è la prima traduzione, la traduzione più importante che viene fatta in Italia, perché in Italia il movimento femminista aveva già lavorato proprio su una soggettività politica attiva. È molto importante tenere insieme, questo ce lo dice Judith Butler nel suo libro La disfatta del genere, che oggi si chiama Fare e disfare il genere, con una nuova traduzione più fedele al concetto di Undoing Gender, che è il titolo originale. Judith Butler ci dice che esiste un pensiero delle donne laddove esiste un movimento politico delle donne. E questo è un punto fondamentale che ci riporta all'Italia degli anni 70, cioè nel momento in cui le donne facevano in Italia il movimento femminista, ovvero si incontravano, discutevano di tutte le questioni politiche pubbliche e delle loro questioni private, cioè cercavano di superare questo muro che c'è tra lo spazio privato e lo spazio pubblico, che è da sempre il problema delle donne, il problema politico delle donne, Lucy Rigaray viene riletta in Italia a partire dalle traduzioni di Luisa Muraro in un contesto quindi di un movimento attivo. Questo movimento aveva avuto però la sua, diciamo, specificità italiana, la sua figura aurorale italiana, il suo sguardo innovativo italiano attraverso una donna che non era una filosofa
ma era una critica d'arte, Carla Lonzi, e i gruppi che si muovevano attorno, diciamo, a lei e alla sua figura. E in particolare a questo testo, Sputiamo su Hegel, che fu scritto proprio prendendo in considerazione il fatto che le donne, come soggetto imprevisto, come soggetto impossibile in qualche modo, di ogni ricostruzione dialettica, di ogni quindi progetto teleologico, progetto finalistico del pensiero, le donne assieme ai giovani uomini sono loro che possono agire una rivoluzione non solo del pensiero, ma una rivoluzione politica nello spazio pubblico. Quindi quando Carla Lonzi e le donne dei gruppi femministi che si muovono attorno a Carla Lonzi, scrivono questi testi, questi libretti verdi, si chiamano così nel gergo del pensiero delle donne, libretti verdi, Sputiamo su Hegel dà in qualche modo una direzione. Il movimento femminista italiano è maturo per avere una sua parola pubblica, una sua parola pubblica che viene successivamente anche attraverso l'approfondimento dei testi di Lucy Rigarai, ma è una delle autrici. Io ho dovuto per forza fare una cernita, no? Perché è comunque la figura più importante, viene in qualche modo ripreso e sviluppato, quindi queste due origini, l'origine italiana di Carla Lonzi e l'origine francese del pensiero della differenza attraverso Lucy Rigarai, vengono trasferiti in una presa di parola pubblica che è concentrata in maniera specifica sulla libertà femminile in Italia negli anni 70, in questo stupendo libro che è Non credere di avere dei diritti, un libro della Libreria delle Donne di Milano, un libro collettivo quindi, in cui le donne italiane cominciano ad articolare in maniera propria alcune concettualizzazioni che poi saranno quelle centrali del pensiero della differenza. Attraverso Non credere di avere dei diritti e quindi attraverso questo testo fondativo della Libreria delle Donne di Milano si costruisce il passaggio nel pensiero della differenza italiano tra i gruppi come il gruppo di rivolta femminile che attorno a Carla Lonzi ha prodotto i cosiddetti libretti verdi, in particolare Sputiamo su Hegel, la donna clitoridea, la donna vaginale, che è il loro testo più importante, arriviamo proprio ad Iotima. Attraverso il passaggio della Libreria delle Donne di Milano, di Non credere di avere dei diritti e di un altro testo molto importante che è un opuscoletto, che veniva chiamato Sottosopra, un sottosopra verde, il titolo è importante perché questo testo è il passaggio politico fondamentale che porta da una analisi filosofica concettuale ad una presa di forza pubblica e politica, che però poi alimenta in qualche modo anche la nascita di una, diciamo, di un'esperienza particolare, di un'esperienza separata perché costituita solo da donne, che diventa quindi una comunità filosofica femminile, che è Diotima. Si chiama Diotima proprio rifacendosi ovviamente alla maestra di Socrate nel Simposio di Platone, colei che ha insegnato a Socrate il significato dell'amore e quindi in qualche modo una maestria femminile straniera in uno spazio politico come quello della Grecia classica in cui le donne erano completamente escluse. E Socrate si richiama quindi ad una donna. Il nome di Otima quindi apre ad un lavoro che viene fatto all'interno della comunità e che dura ancora oggi, siamo nel 2015, quindi ha avuto una storia lunghissima, e che però ha nel suo libro Il pensiero della differenza sessuale in qualche modo il manifesto politico, il manifesto anche quindi filosofico. E in questo testo di Otima, Il pensiero della differenza sessuale, c'è proprio la teorizzazione italiana e la specificità italiana, in qualche modo costituita in maniera ed esplicata in maniera filosofica e quindi anche con tutto il respiro del testo filosofico attorno al soggetto femminile che prende la parola. In particolare, in questo
in questo libro il punto di riferimento è il testo di Adriana Cavarero per una teoria della differenza sessuale, che è proprio in qualche modo la base del manifesto politico di Diotima. E in questo piccolo testo per una teoria della differenza sessuale, Cavarero proprio prende in considerazione la dialettica che c'è, quindi il rapporto che c'è tra il concetto di essenza, l'essere donna come un'essenza data, e invece l'esistenza femminile. Quindi in qualche modo riprende e discute in termini filosofici quella che era già la questione di Simone de Beauvoir nel Secondo Sesso. C'è un'essenza femminile, così come vogliono le filosofie della differenza ancora oggi di stampo patriarcale, o l'essenza femminile in realtà ha nell'esistenza delle donne la sua vera articolazione? Che cos'è veramente importante? Che cos'è veramente che fa la differenza? Che fa la differenza sessuale? Per Adriana Cavarero è proprio l'esistenza, cioè l'esperienza quotidiana del vivere femminile in una realtà però che ha la sua culla in un ambito separato, quindi tra donne. L'esperienza che si fa nelle relazioni tra donne sostiene il punto di vista delle donne differente. Non è possibile un punto di vista delle donne differente se non c'è una circolazione di pensiero e di parola pubblica tra donne. Questo è il punto fondamentale. Quindi è molto importante, come già diceva Lucy Rigaray in Questo sesso che non è un sesso, essere diverse e riconoscerci in un noi comunitario fatto di tante differenze. Quindi non cercare l'unità monolitica della femminilità, ma valorizzare le differenze, perché attraverso le differenze, che sono i modi in cui le donne vivono la propria esistenza e costruiscono le relazioni tra donne, ma anche le relazioni con gli uomini, è in questo specifico che si sviluppa la differenza sessuale. Quindi da qui il lavoro che è stato fatto da Diotima è quello proprio però di approfondire un pensiero che abbia il nucleo e lo sviluppo nelle relazioni filosofiche e nello sguardo filosofico che si costruisce attraverso una comunità tutta al femminile. Tra le autrici fondamentali di Diotima ricordiamo Luisa Muraro, ma ricordiamo anche altre come Chiara Zamboni, come Wanda Tommasi. In particolare però c'è da prendere in considerazione la figura di Adriana Cavarero, perché Adriana Cavarero esce da Diotima, quindi esce da una visione e da uno sviluppo del pensiero che ha il suo centro in una comunità filosofica femminile e porta avanti quasi in maniera solitaria, ma in maniera molto proficua per quanto riguarda il dialogo con altri contesti filosofici, un pensiero della differenza sessuale che ha il suo centro nella rilettura e nella discussione critica della filosofia patriarcale, della filosofia maschile, della filosofia, della storia della filosofia, quella che noi chiamiamo ancora storia della filosofia e che è la storia della filosofia maschile. E uno dei suoi testi più importanti è Nonostante Platone, in cui riprende le figure femminili, in qualche modo ritraccia il percorso già fatto da Lucy Rigaray in Speculum, l'altra donna, utilizzando però un taglio politico, perché è proprio la specificità del pensiero italiano, quello di essere un pensiero politico, anche filosofico politico, attorno alle questioni inerenti il femminile. Quindi in qualche modo Adriana Cavarello, nonostante Platone, riprende le figure femminili della filosofia antica e le fa in qualche modo agire, dà a loro una personalità filosofica che sia di uso proficuo per
aprire in qualche modo lo spazio alla femminilità anche nella filosofia antica. Introduce in qualche modo, in maniera più esplicita, più politica di Lucy Rigaray, la differenza femminile già nelle aporie, diciamo, negli spazi del pensiero platonico che non sono conchiusi, che non sono conclusi, potremmo dire, che non sono in qualche modo riportati ad una unitarietà. E il lavoro di tutte le filosofe italiane, in particolare di Adriana Cavarero, poi incontra il pensiero di Hannah Arendt. E Hannah Arendt è in qualche modo la chiusura di un cerchio, perché Hannah Arendt con il suo pensiero fortemente incentrato sulla sua personalità, e quindi con un pensiero nuovo, nonostante che lei sia allieva di Heidegger, nonostante che lei sia dialoghi con altri importanti allievi di Heidegger, il pensiero di Hannah Arendt è un pensiero completamente diverso, ed è un pensiero che fa della sua differenza in qualche modo la possibilità da parte delle donne, delle filosofe contemporanee, di riprenderne i nuclei fondativi e di riconoscerli come nuclei fondativi che provengono da una filosofa, anche se noi sappiamo che Hannah Arendt non ha mai voluto dichiararsi filosofa, ma piuttosto una donna impegnata a lavorare in termini politici. E quindi di nuovo abbiamo la specificità del pensiero italiano che riprende Hannah Arendt nei suoi aspetti proprio più propriamente politici. Quindi Hannah Arendt come colei che ha fatto dello spazio pubblico, del luogo in cui ciascuno di noi incontra l'altro e l'altra, il fondamento della politica. È in quel momento, nel momento in cui si incontra l'altro o l'altra nello spazio pubblico, nel quale si parla e si agisce nello spazio pubblico, è quello il momento fondamentale in cui inizia quella che da Aristotele in poi noi chiamiamo politica. Questo lavoro Adriana Cavarero lo sviluppa successivamente in molti testi. Uno dei più importanti è A più voci, filosofia dell'espressione vocale, in cui lei lavora in maniera specifica sul dato della voce, ma il dato proprio della parola, della voce, della parola incarnata di chi sta in un contesto pubblico e di chi agisce in prima persona, di chi non ha paura a mettersi in prima persona e a prendersi la responsabilità della sua parola nello spazio pubblico. Dobbiamo ad Adriana Cavarero anche l'apertura ad un contesto diverso del pensiero della differenza sessuale italiano. E mi riferisco in maniera particolare al fatto che Adriana Cavarero è stata colei che ha introdotto in Italia, attraverso, diciamo, il lavoro di traduzione che si è poi costruito attorno al testo di Judith Butler, Corpi che contano, ha introdotto in Italia il pensiero di Judith Butler, che è una filosofa statunitense di origine tedesca che ha rivoluzionato il pensiero delle donne, lavorando molto sul concetto di genere, che era un concetto che proveniva da un contesto storico e da un'analisi di tipo storico, e in particolare ha lavorato sul concetto di genere, però dialogando sempre con il pensiero della differenza sessuale. Questo spesso non è il punto di partenza di un lavoro che si fa attorno a Judith Butler. Però se noi ragioniamo in termini di sviluppo del pensiero delle donne, dobbiamo proprio partire da lì, dal fatto che Judith Butler in ogni suo testo filosofico che discute in maniera approfondita il pensiero femminista, si rifà, dialoga in maniera veramente ricca e profonda con la filosofia della differenza, e in particolare già in Corpi che contano con Lucy Rigaray, ma con Lucy Rigaray e con il pensiero italiano, in particolare di Adriana Cavarero, anche in molti altri testi, ma in particolare con il libro
Undoing Gender, la disfatta del genere o fare e disfare il genere, sono le due edizioni italiane, in cui Butler discute in maniera approfondita proprio le dinamiche politiche e la necessità del dialogo profondo tra filosofia e contesto politico delle donne. Questo è un tema davvero interessante, però Judith Butler è un'autrice che merita uno sviluppo veramente a sé stante, quindi un lavoro specifico di approfondimento di tutte le tappe del suo pensiero. C'è da dire che in Italia uno dei problemi che riguardano il pensiero delle donne italiane è proprio quello che non c'è un contesto accademico in cui andarlo a cercare, nel senso che non si sono istituzionalizzati in Italia gli studi di genere, attraverso una serie di dinamiche e di situazioni che si sono proprio verificate in modo tale da renderlo impossibile, e quindi in qualche modo si fa fatica a trovare all'interno dell'università un approfondimento sulle tematiche di genere e sulla relazione che c'è tra la filosofia, diciamo statunitense, attorno al genere, al concetto di gender e il pensiero della differenza sessuale, proprio perché non c'è una scuola, non c'è una scuola accademica e non c'è quindi in qualche modo la possibilità di avere una continuità anche dal punto di vista delle giovani donne che possono intraprendere questo tipo di studi. Tuttavia, noi abbiamo una grande ricchezza di pensiero. E una ricchezza di pensiero che ci viene riconosciuta in contesti anglosassoni come una delle specificità italiane, una delle specificità del pensiero filosofico italiano. Quindi, in qualche modo, sarebbe opportuno che cominciassimo a valorizzarlo.